Hola chicos, hola a tutti, hola a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Perché ripetere le cose due volte quando lo potresti fare tre volte? Ciao a tutti, bentornati in questo video. In questo video numero 28 mi sembra, sì, 28. Ovviamente continua. Siamo a Biancavilla dopo aver battuto la Lega, asfaltato i Super 4, disintegrato il mio rivale. Non è proprio andata così, però ho vinto la Lega. Immagino che voi immaginiate cosa sto per fare adesso, quindi senza perdere molto tempo, noi adesso andremo a mettere mi piace al video che state guardando, vi iscrivete al canale se volete e nel caso azionate pure la campanellina così rimarreste aggiornati su tutto quello che metto sul canale. Detto ciò, stavo dicendo che penso voi sappiate io dove vada a parare in questo momento. Quindi, prima di tutto, proviamo di curarci. Proviamo di andarci a curare. Centro Pokémon. Vai. Ok. Lo so. Arrivederci. E poi andiamo nel PC di Xanten. E ritiriamo. No, 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 no. Dove sei? Trovata. E senza che io ve lo dica, stiamo andando a fare quella cosa là, l'ultima cosa. Certo, ci sarebbe da completare il Pokédex, senza ombra di dubbio, ma non lo farò. Sappiatelo. Allora, mi sono curato, sì. Ok. Così, così. Pokémon. E Vaporeon. Guardate che facciotta che c'ha il Vaporeon mentre nuota. Sembra un pesce gatto. Intanto la persona che era qua si è levata un attimo dalle scatole. Quindi, Grotta Celeste. Giusto? Si chiama così, no? Strumenti. Repellente Max. Allora, di qua dove si va? Qua non si va da nessuna parte. Come ho fatto? Urca. Credo di aver imbroccato. Strumento. Ma io avevo usato il repellente. Mi sembrava di aver usato un repellente. Quindi vediamo, l'ho usato? Interessante. Pipi su. Psichico. Suppongo di dover andare di qua.
Credo che non funzionino i repellenti qua dentro, così a sentimento, eh? Non vorrei dire una cavolata, ma... Vaporeon Surf. Elixir Max. Andiamo prima di qua. Soldi facili. Abbiamo appena trovato soldi facili. Lo farei di catturarti, lo farei. Ma non ora. Non abbiamo tempo. Così non le portavo neanche. Direi che è alla fiera dei Pokémon normale. Ah no, è un po' anche dei Pokémon Terra. Ci sta, ci sta. Scampato pericolo. Di qua. L'altro ha tutti più forti di me. Sarei dire che di qua no. Allora di qua. Te lo direi in un modo che mi butterebbero giù il video. Sai tu? Una ricarica totale. Vedi? Evitavo di comprarle prima. Avesse funzionato. Li sto usando per niente. Se non li uso ogni passo è un Pokémon. Ciao Ditto. Dopo vi massacro tutti. State buoni. Che cosa abbiamo qui? Campata pericolo. Un Ultra Ball utile. Sensi. Venomoth.
questo è nuovo. Visto? Si fanno sempre scoperte nuove. Meno male. Allora, iperpozione. Maledetto. Gete maledico. Che tassa! Nei cupi meandri della grotta, i nostalgici sanno cosa si nasconde. Secondo me non arrivo prima, distruggo prima il gioco. Vabbè. E voilà. Se così capiscono. Che ti dirò? Giuro, dopo li massacro tutti. Tutti! Non ne lascio da scampo uno. Sono sicuro che si scappa. Ne sono assolutamente certo. Un tratto così lungo? Siete impazziti? Proprio in fondo? Io capisco che abbiano fatto del male, ma così? E isolarsi proprio?
Pokémon, Vaporeon. Ed ecco il motivo per cui siamo qui. Salviamo. E agiamo. Ed ecco il motivo per cui siamo qui in questa maledetta grotta piena di Pokémon che non stanno via neanche con repellente. Allora, mega pugno. Sarà un po' di resistere. Vorrei provare di catturarlo in modo convenzionale. Ma capite che può diventare un problema, no? Guardate, non c'è proprio partito. Sì, un altro. Butterfree. Cambio. Sdoppiatore. Ok. Strumenti. Ultra Ball. No. Ovviamente no. Allora, strumenti. Iperpozione. Serve che dormi. Cambio. Cresce difesa di... Ok. Credo che è meglio fare un attacco rapido. Quindi Snorlax c'è da mettere da parte. Incredibile. Cresce difesa. Bene. Quindi. Sì, beh, ovvio. Butterfree. Ok. Cambio. Brutto colpo. Dormi. Non brutto colpo. Ok. Strumenti. Ultra Ball. Whee! Grande mago. E senza usare la Master Ball. Creato da uno scienziato dopo anni di orribili esperimenti di ingegneria genetica. No. Io non do soprannome. Whee! Salviamo. Ah.
Viva me! Surf. Strumenti. Revitalizzante. Pure brutto colpo. Questa avventura sta quasi terminando, come è giusto che siano tutte le avventure. E quindi diamo le valutazioni finali di questa avventura. Meno male. Le avventure, le cose finali, le considerazioni finali. Io capisco che per molti, per carità, legittimo, questa prima versione dei Pokémon, Pokémon Blu come Pokémon Rosso, sia poco allettante, brutta, malfatta, ci può stare, lo accetto, ma tenete conto che non ci sarebbero gli altri se non fossero nati, venuti fuori da questo, è nato prima questo, quindi inoltre per l'epoca, per il 98, 96, 98, questo era un gioco rivoluzionario, ben fatto, la grafica non è affatto male, ho visto di peggio, ho visto di molto peggio. Sdoppiatore. È più probabile che io non esca da sta caverna, Allora. Sopravviveremo a Raichu. Sarà anche paralizzato, ma tu cadrai. I choose the fallen. Come ha fatto? Sai usare solo quella.
Ah no, beh, anche tuono shock. Quindi... Poi io non sono per voti, questo è meglio di un altro, della stessa serie, cioè nel senso, o piace o non piace. Se non piace, amen, cioè, mi sta bene. Ma dover per forza classificare secondo me è esagerato. Dare dei voti A, B, C, che ho visto fare in giro, senza fare nomi, perché non è giusto farli. È normale che nell'andare avanti già Pokémon oro e argento sono fatti meglio rispetto a questo, c'hanno delle cose in più, ci sta, ma è normale, si chiama evoluzione, si chiama evoluzione il fatto che migliori le tue doti. Vincerò io, vincerà lui. Vince lui. Quindi, ovvio che ne uso un altro, Vaporeon. Sono più veloce io. Il che è quasi incredibile. Siamo sicuri che non ho una fune di fuga? E questo è super efficace. Intanto. Chansey. Urca? Ah beh no, troppo tardi. Tanti punti per me. Tanti punti per me. Questo va eliminato subito. Oppure lui elimina me. Ah. A fly. Surf. Farà esplosione. Visto? Funziona allenarsi.
Vabbè. Grandissimo. No, ho sbagliato mossa. Ciao. Ah, mi stavo preoccupando. Foglie lama. È che sono quelli fuori. Sinceramente un bel po' di nostalgia. È stato bello recuperarlo. Era effettivamente un bel po' che non ci giocavo. Era effettivamente un bel po'. Eccoci signori, siamo arrivati al termine delle avventure. In questo gioco rimane solo da completare il Pokédex, cosa assai difficile. Non potendo fare scambi, non posso prendere tutti i Pokémon, quindi non mi ci metto neanche. E è stato bello, divertente. Questa grafica è qualcosa, voi non so se... Magari potete persino capirmi, probabilmente l'avete vissuto con questo gioco, con altri giochi. Anche perché poi quando fai uno di questi giochi, poi ti viene da ricordare gli anni in cui lo facevi, alle medie. Ero alle medie quando giocavo a questo gioco. È bello ricordare. Ma basta con il momento nostalgia. Signori, è stato un piacere portarvi questo gioco, giocato in modo come piace a me. Un po' come pare a me, alla come mi pare praticamente. E beh, porterò altre serie. Adesso continuerò con Age of Mythology Extended Edition, porterò avanti quella fino a terminarla, poi vediamo quali altri giochi posso portare. Ho solo l'imbarazzo della scelta.
Mentre la domenica mi farò un bel viaggetto in qua e in là per l'Europa col mio camion su Euro Truck Simulator 2. Quindi, detto ciò, signori, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, mettete mi piace. Se vi è piaciuta questa serie, guardate anche gli altri video, se non li avete già guardati. Quindi, alla prossima. Veramente alla prossima. Col cuore.